Salve a tutti e benvenuti in questo bellissimo, stupendo, bellerrimo vlog. Oggi siamo qui in compagnia di Mr. Whiters Boscaiolo, che ha lasciato la motosega nel garage per poi abbattere gli alberi secolari per fare una piccola manovra di marketing parlando di un argomento che ultimamente sta piacendo e agitando gli animi parecchio, ossia l'attacco dei giganti. E prima di parlare un attimo dell'attacco dei giganti vorrei dire una cosa. Ho anche io finalmente una pagina sostenitrice. E indovinate qual è questa pagina? LNC, la Nerd Cultura! E siccome sono diventato sostenuto da questa pagina, io devo sostenere anche loro, cioè dobbiamo fare questa collaborazione, e quindi ve la piazzo qua! Oppure qua! Forse non è neanche qua! O qua! O qua! O qua! O qua! Va bene, basta. E facciamo partire nel frattempo l'hashtag, così nei commenti mi potete dire quanto è figa LNC. Proprio questo è l'hashtag della nerd cultura. Sì! Assolutamente sì! Ma adesso parliamo dell'attacco dei giganti. Perché l'attacco dei giganti? Perché è un'opera veramente travolgente, un genere particolarissimo di shonen che raggiunge dinamiche molto realistiche nella sua storia. Devo dire che non ho letto il manga, ma sto guardando l'anime. Non leggo il manga perché costa 3,90€ e io devo finire Naruto. Ora ci saranno quelli legge Naruto! Schifo Naruto! No, non mi rompete le palle, io sto parlando dell'attacco dei giganti, non di Naruto. Quindi non posso comprarlo, costerebbe troppo alle mie povere tasche. Già. Quindi sto guardando in streaming e praticamente nel sito ancora non hanno messo la 16ª puntata e sono arrivata alla 15, ma non vi farò spoiler. Io volevo soltanto parlare di due punti in particolare. In particolare i disegni. I disegni che sono, secondo alcuni, fatti coi piedi nel manga e fatti benissimo, perché corretti nell'anime. Io ho visto giusto qualche vignetta del manga, perché l'ho cercata su internet, ma non mi sembravano così orribili o aberranti. Per esempio, le prospettive dicono che sono veramente aberranti, ma non ho ancora avuto l'occasione di vedere una prospettiva assurda. Solo la prospettiva del muro, magari, ma non mi sembrava fatta così male, anche se poteva essere fatta meglio, certo. Io ho studiato architettura, mi sono appena diplomato al liceo artistico, quindi dovrei saperne un po' di prospettiva. Insomma, però c'è una cosa che nell'anime spacca di brutto, secondo me, all'infuori dei disegni, che sono comunque fatti spettacolarmente nell'anime. I colori, ragazzi. Cosa sono i colori nell'anime? Il manga non ha colori. Cosa sono i colori nell'anime? Sono qualcosa di spettacolarmente trattato. Ben accostati. Cioè, insomma, sono sfumati in una maniera bellissima, soprattutto nei fermo immagine. O addirittura nelle scene di tramonto, comunque. Sono colori veramente brillanti, colori che ti immergono in un'atmosfera cupa e profonda come quella delle persone che appunto stanno dentro queste mura, che si sentono racchiuse. E in un certo senso, quando vieni a contatto con i personaggi, anche tu ti senti un po' rinchiuso. Comunque sta di fatto che questi colori, al di là dell'atmosfera che creano, sono fatti tecnicamente molto molto bene. Sarebbero in grado di creare qualsiasi atmosfera. Quindi ve lo consiglio soprattutto per la qualità grafica, perché anche hanno ripreso lo stile della linea spessa del manga, che ha uno stile con una linea bella marcata. Volumi abbastanza marcati nello spazio. Comunque, tralasciando l'aspetto tecnico, nell'attacco dei giganti troviamo la lotta per la sopravvivenza nella sua più esplicita sfaccettatura. Insomma, un po' raggiunge diciamo che raggiunge alcuni picchi di
racconti verghiani, perché c'è un pessimismo veramente irradicato nelle menti delle persone, soprattutto quando si vedono quelle scene folli di persone che urlano e piangono perché si sentono senza speranza di fronte a queste enormi creature. E lì veramente creano una soggezione incredibile. Poi soprattutto non lasciano tutto al caso, non fanno uso delle tipiche dinamiche di uno shonen, ma usano quelle dinamiche reali in cui se si ha paura di qualcosa gli si va contro, non si riesce ad accettare la lotta. Alcuni non ce la fanno, altri sono abbastanza forti, altri sono veramente all'eccesso, come il personaggio principale, Eren Yeager, che vuole proprio sterminare i giganti, però ovviamente non può farcela perché fisicamente non può farlo. Quindi un po' si ritrova questo pessimismo veramente antisperanza. La speranza avviene in quei piccoli successi che anche nella realtà possono accadere, ma poi vengono subito distrutti dalle nuove vicende che si aprono a chi legge o a chi guarda l'anime. Insomma, una opera che ti tiene sicuramente col fiato sospeso, perché non ti dà il tempo di riprendere fiato. Ti dà giusto quell'attimo di tranquillità quando riparano le mura o quando i giganti non attaccano. Ma nel momento in cui attaccano è sempre inaspettato. O comunque, se lo riesci ad intuire, lo intuisci nel momento stesso in cui dicono no, i giganti questa volta non ce la faranno contro di noi. Ma attaccano i giganti. Ma non te lo saresti mai aspettato pensando a tutta la storia. Poi, un'altra cosa che io riuscirei a leggere in questo panorama è un messaggio particolare. Quando parlo con mia madre del maltrattamento degli animali, si parla sempre del fatto che, noi maltrattiamo gli animali, ecco, perché li crediamo inferiori a noi, cosa che io non penso assolutamente, sono diversi, non inferiori. Comunque li maltrattiamo, ma non possiamo sapere come ci comporteremo se qualcuno di più grande venisse a maltrattare noi. Cioè, in questo modo si invertono le parti, non sono più gli uomini a essere superiori, ma sono loro a cadere in basso, nel baratro dell'inferiorità, sia fisica che mentale. Nel senso mentale, oddio, i giganti sono estremamente stupidi qua, ma comunque la loro capacità fisica distrugge ogni nostra intelligenza, perché ci rende folli. Non ci dà lucidità, ci dà soltanto distruzione, e quindi in un certo senso è come se fosse un avvertimento: state attenti a fare del male a chi è poco più in basso di voi, perché se arrivasse qualcuno un po' più in alto voi sareste nella loro stessa situazione. Un po' il voler richiamare al mettersi nei panni dell'altro, ad essere solidale nell'altra specie, insomma. A non doverci trattare come due fazioni in lotta. Bene, non so quanti minuti sono passati, spero non molti, comunque questo era quello che volevo dirvi sull'attacco dei giganti, per intrattenervi, visto che il terzo episodio di 10 modi per morire in uscirà tra un paio di giorni, 3 massimo, mentre doveva già uscire prima, mi dispiace. Comunque, grazie per tutto quello che state facendo, le condivisioni, soprattutto alla Nerdcultura. Grazie ai miei amici che mi supportano, grazie a tutti. Dopo l'episodio 3 di 10 modi per morire in ci sarà lo speciale dei 100 iscritti, che non ho fatto prima perché ho avuto problemi, quindi non ho potuto farlo. Comunque, vi lascio in descrizione i link della Nerdcultura e della mia pagina Facebook, che non ho mai segnalato in un mio video, eccetto che nella descrizione. Quindi se volete lasciare un mi piace, siete liberi di farlo, io li posto un sacco di stronzate, lì ci divertiamo. E quindi, bene, questo è tutto dal vostro amico Mr. Whitesboscaiolo.